Buonasera cari amici, ed eccoci ancora qua con una nuova live stasera in compagnia di Enzo Romano. Benvenuto Enzo. Presente, benvenuta a te e a tutti gli ascoltatori e coloro che sono collegati, i miei Noi ci lettori e quelli che poi saranno i miei lettori. Bene, vai. conosciamo perché il nostro primo incontro è stato alla fiera del libro, no? Sì, abbiamo al Salone Internazionale del Libro di Torino. Certo. Allora, prima di Benissimo, parlare benissimo. del tuo libro e dell'esperienza che hai fatto a Torino e di tante altre esperienze che io conosco e che avremo modo di parlare stasera, intanto vuoi raccontarci un po' di te? Chi è Enzo? Allora, Enzo è un ex bambino, ex ragazzo, tuttora mi sento molto bambino e ragazzo pure dentro, oltre ad essere un uomo ormai maturo, che ha iniziato con la musica a soli 6 anni e insieme ai miei fratelli, e con i quali poi abbiamo creato il gruppo I Grimm, che è stato un gruppo di successo. Tra le altre canzoni, quella che di maggior successo è Be My Baby, la nostra versione, la nostra cover in italiano, che nel 76, nell'estate del 76, scalò le classifiche in Italia e ci permise di vincere anche il telegatto d'argento di TV Sorrisi e Canzoni. E poi Bello. abbiamo fatto Sanremo nel 79, in finale tra i big. Era un Sanremo presentato da Mike Bongiorno e insomma, questi sono i due passaggi importanti della mia carriera con i Grimm. Poi Grimm si sciolgono nel 79, nell'89, dopo aver fatto diversi dischi, album, LP e TV varie, e io intraprendo quindi poi la mia carriera da solista. La mia carriera da solista mi porta a essere prima cantautore, appunto solista, e quindi a produrre un paio di lavori importanti, due album da solista, e poi nel tempo ho creato la mia scuola di chitarra pratica, dove ho avuto veramente centinaia e centinaia di allievi che tuttora mi seguono e così via. Questo è il personaggio. Poi fammi tu le domande per quanto riguarda tutto il E resto. invece Enzo, abbiamo parlato del personaggio, invece Enzo chi è? Ma È un Enzo è ragazzo l'uomo, semplice? Enzo è l'uomo e l'artista insieme, non si possono separare. Bene. È due in uno. Due in uno. Dimmi una cosa, Enzo, cosa hai provato nel momento in cui hai avuto il telegatto in mano? No, è un premio importante comunque. Certo, è un premio importante, oltre che famoso, che poi lo hanno vinto in tanti personaggi famosi. È stata un'emozione bellissima. Era credo, la fine estate 76, e addirittura arrivammo quarti a Vota la Voce, dietro, cioè davanti ai Pooh. Quell'anno eravamo tra i quattro artisti a livello di musica, chiaramente, parlando di musica, più popolari in Italia, perché la nostra Be My Baby scalò le classifiche ed è stato effettivamente uno dei brani di maggior successo di quell'anno, del 1976. E quindi Canto provammo. di Sanremo invece. Non ho capito, Il palco di Sanremo. il palco di Sanremo, guarda, io dietro le quinte tremavo, come penso tutti tremino. Ma poi dopo quando ci sono andato su, dopo le prime note dell'introduzione, poi l'emozione si è sciolta e quindi ci siamo sciolti. Però è un palco che al contempo fa paura, ma al contempo anche affascina. È un'emozione straordinaria, Enzo, veramente. ti va se faccio vedere prima del book trailer, facciamo sentire una canzone, quindi in questo caso la tua voce?
E come no? E allora E come no? Mi fa piacere, andiamo come no? con una canzone che io ho trovato molto romantica e ne vorrei parlare con te. E ora come stai? È passato tempo, come va il tuo cuore? Per chi batte adesso, io sono tutto ok. Musica e parole, e la mia vita va. Parlami di te. Dimmi che stai bene, vivi di allegria, la tua vita scorre come un fiume va verso un mare calmo dove non sarò. Ad